State tutti quanti, ragazzi. State tutti quanti. Basta! È l'unico posto di manca. Sono fuori. Un bel sorriso, bravi, bravi, bravi. In sequenza. Cittadini, perdiamo un solo minuto del nostro tempo prezioso per affermare i diritti civili, i cittadini liberi, protagonisti, attori di una nuova stagione di cambiamento. Veniamo al banco del Movimento 5 Stelle, le proposte di legge per il reddito di cittadinanza, il disoccupati, il disoccupato, il disoccupato, il polizza assicurativa pubblica agevolata che vada incontro ai cittadini più virtuosi e ai redditi minimi. Firmiamo! Caro Matteo Salvini, ma sei davvero alternativo? Hai voluto stipulare un'alleanza con Forza Italia, un partito il cui leader Silvio Berlusconi è un condannato per frode fiscale. Mi fa piacere. Inoltre, caro Salvini, non fomentare una guerra fra poveri, tra cittadini italiani ed extracomunitari, gli extracomunitari in Italia non vengono con le proprie gambe, ma sono caricati sui barconi che partono dall'Africa settentrionale per approdare in Sicilia, grazie alle organizzazioni criminali malavitose di stampo mafioso e camorristico che trasportano questi esseri umani lungo questa tratta. Grazie alla complicità dei nostri signori politici che affiancano la mafia, che galleggiano queste operazioni e non prendono dei seri provvedimenti. È tutto un commercio. Inoltre, questi poveri cristi, una volta che arrivano in Italia, cari cittadini, sapete cosa fanno? Vengono portati per i propri lager e così dei centri di assistenza per migranti, i cui organizzatori legati alla mafia, alla camorra, ricevono i finanziamenti da parte di alcune regioni e non spendono neppure un euro per questi poveri cristi. Bisogna regolarizzare la posizione di tutti gli extracomunitari che si trovano sul territorio nazionale. Bisogna far funzionare seriamente i centri di assistenza per i migranti. Bisogna evitare la tratta criminale di questi esseri umani che arrivano in Italia senza permesso di soggiorno, senza un regolare visto.
Bisogna concordare una politica comunitaria del governo con gli altri stati dell'Unione Europea per far fronte al problema dell'immigrazione. Grazie.